pensate del referendum. Sì, parliamo. Ovviamente. Onorevole La Russa, allora, siamo quasi alla scadenza di questo 4 dicembre, una data importante, finale, la volata finale. Tutti attendono il 4 dicembre, ma se vincerà il no o vincerà il sì, cosa cambierà effettivamente? Beh, cambierà molto. Se vince il sì, innanzitutto non avremo la speranza di avere mai una buona Costituzione, perché ci vorranno 60 anni per mettere mano a questa orribile riforma che non dà la possibilità di eleggere direttamente il Capo dello Stato come vorremmo noi, che non solo non cancella il Senato come vorremmo noi, ma quei senatori che rimangono li fa eleggere dai partiti e non dai cittadini, che non consente di mettere un tetto alle tasse, cosa che noi chiediamo ci sia in Costituzione, e che impedisce qualunque referendum ai provvedimenti internazionali, leggi europee. Allora c'è bisogno per adesso di dire no dal punto di vista tecnico. Se poi si vuole esprimere un'opinione politica, noi accettiamo il guanto di sfida lanciato da Renzi quando ha detto che se ne sarebbe andato se avesse vinto il no. Forse ha cambiato idea. Non lo so, ma fino a quel momento il referendum non gliene fregava niente a nessuno. Da quando lui ha detto che se vince il no se ne va, gli italiani hanno detto ma allora si può, è una cosa importante. E per cui crediamo che lui resti pure in politica, ma si dimetta se vince il no, come io mi auguro vinca, e lasci che siano finalmente i cittadini a eleggere un governo che per tre volte non è stato scelto dai cittadini. Ma secondo lei i cittadini voteranno su questo referendum dal punto di vista politico o tecnico? Tutte e due, perché sia che scelgono la via politica sia che scelgono la via tecnica, la risposta è decisamente no, ma lo dico con estrema tranquillità e sincerità, altrimenti non avremmo questo affannarsi del governo. Io dico, ma Renzi non ha niente da fare per gli italiani, per l'immigrazione, per le tasse, per l'attività produttiva, per la disoccupazione. Com'è che prende un aereo, un elicottero all'altro per andare in giro a fare campagna elettorale per il no, anziché fare il presidente del Consiglio? Perché ha capito che ha l'acqua alla gola e fa quello che un governo non dovrebbe fare, perché la riforma, fino a prova contraria, non dovrebbe essere appannaggio del governo, dovrebbero decidere il Parlamento e i cittadini. Troppo movimento da parte del governo per pensare che non ci sia sotto un tentativo di stare a galla quando tutto il resto li fa affondare. Fondamentalmente è un paese che ha bisogno di riforme comunque. Assolutamente, assolutamente sì. Io per esempio sono assolutamente convinto che se vincerà il no si accelererà la possibilità di riforme veramente condivise, perché a quel punto non è che si può rimanere con la Costituzione, né questa peggiorativa né quella attuale. Per esempio anche un'assemblea costituente mi vede personalmente favorevole. I padri costituenti in un anno di tutti i colori politici fecero una Costituzione che ha retto decentemente e tuttora è buona per la prima parte della Costituzione. Io credo che senza dare una lira di appannaggio, lì sì, a un gruppo di 100-200 persone che si mettano anche solo 100 sedute per un anno intero a scrivere il testo della Costituzione vale 1000 volte quello che ci può mettere Renzi col solo scopo di stare a governare ancora senza voti per più tempo possibile. Dal punto di vista politico, se dovesse vincere il no, potrebbe essere la base di partenza per aggregare il centrodestra, tutto il centrodestra? Ma questo sia che vince il no sia che vince il sì. Il centrodestra è uno degli effetti secondari ma importantissimi del referendum. Si capisce non tanto adesso, perché adesso per fortuna, ed è una cosa sincera, tutto il centrodestra è col no. Non c'è nessuno nel centrodestra, tranne singolarmente, ci può essere, come ci sono quelli di sinistra, una persona, ma dico nessuna forza politica di centrodestra è a favore del sì. Ma la vera determinazione di che cos'è il centrodestra si avrà all'indomani del 4. Comunque vada, sia che vinca il no, o nella malaugurata ipotesi vinca il sì, perché chi volesse dopo il referendum fare patti, accordi con Renzi evidentemente non avrebbe nulla a che spartire col centrodestra, e quindi sarebbe quello il momento in cui si capisce qual è il centrodestra che si confronterà alle elezioni, che in ogni caso prima o poi ci dovranno essere, o mai.